Buongiorno e bentornati nel mio canale. Allora, oggi facciamo un altro unboxing che però ha a che fare con frutta e verdura. Ho fatto un acquisto su Cortiglia. Cortiglia è un sito internet dove potete trovare alimenti di vario genere, frutta, verdura, alimenti anche confezionati, per chi li utilizza anche formaggi, carne e pesce, se non sbaglio. Poi ci sono anche yogurt e c'è anche tutta la parte vegana di alimenti già preparati e quant'altro. Io ho fatto un ordine più che altro di frutta e verdura, però ho voluto acquistare anche qualcosina di confezionato. Non lo vedete perché qua sotto pesa una roba tipo 10 kg, perciò non lo sto a sollevare ogni volta, vi faccio vedere solo un alimento uno per uno. La scatola è tutta in cartone e anche in verdura e frutta sono all'interno di, come si chiamano? Pardon, di sacchettini di carta, quindi da questo punto di vista sono molto molto attenti. E poi ovviamente, vabbè, quello che tu acquisti poi se è confezionato e chi li confeziona non confeziona nel vetro o in carta riciclabile, ti troverai all'interno delle cose confezionate in plastica. Andiamo subito a vedere cosa ho preso. Allora, primi che trovo sono questi, sono dei frollini al cacao che non hanno burro, non hanno uova, non hanno latte, derivati del latte. Sono di alce nero, solo con olio extravergine d'oliva e hanno farina 100% italiana. Sono al cacao e non vedo l'ora di assaggiarli. Ultimamente sto cercando di fare comunque il più possibile in casa, però avere dei frollini pronti in caso in cui uno non è riuscito a prepararseli non è mai una cattiva idea. Poi passiamo alle cose confezionate nel freddo. Allora, questo è uno yogurt senza lattosio all'albicocca in vetro. Volevo assolutamente assaggiarlo, anche se siamo a gennaio. Gennaio è il mese del veganuary, quindi è il mese in cui anche chi non è vegano può provare ad avere un'alimentazione vegana durante tutto il mese. Allora, io non sono così brava, nel senso che spesso pecco e magari uso dei prodotti senza lattosio o magari delle uova. Io, come ho detto in altri video, non sono né vegana né vegetariana. Non mangio la carne da marzo del 2020. Mangio saltuariamente, ma proprio di rado, il pesce e sono intollerante al lattosio, quindi i latticini li ho praticamente eliminati, se non appunto ogni tanto con la formula senza lattosio, altrimenti uso appunto tutti i prodotti vegani. Il mio obiettivo è quello di eliminare anche il pesce, quindi piano piano passare a un'alimentazione completamente vegetariana. Ad un'alimentazione vegana lo vedo come un obiettivo un po' più a lungo termine, ma chissà, mai, mai dire mai. Mi piacerebbe, però per varie problematiche anche di salute, eccetera, devo andare un po' con i piedi di piombo. Quindi, appunto, questo yogurt era albicocca senza lattosio, non vedo l'ora di assaggiarlo, mi sa che ci faccio merenda oggi pomeriggio. Poi, questi piacciono tantissimo a Raffa, sono i lupini al naturale, però quelli con anche il sale dentro, perché lui li vuole salati. Infatti c'è lupini, acqua, sale, acido citrico e anche questi sono confezionati nel vetro e sono vegan, ovviamente, perché non c'è nulla di animale. Poi, un'altra cosa che vedo, i pomodori secchi, che ho visto appunto utilizzati in tantissime ricette anche ve vegane e vegetariane, perciò siccome li ho comunque già provati, mi piacciono, sono buonissimi, i pomodori sono buoni in tutti i modi, secchi ancora di più, poi in olio, vabbè, sto qua anche a parlarne. C'ho già l'acquolina in bocca e li ho presi appunto per provare alcune di quelle ricette che ho visto. Poi passiamo a, ecco, vedete, ad esempio, queste sono delle bruschette già pronte. Le volevo assaggiare perché volevo provarle e sono nella busta di plastica. Saranno buonissime, non lo metto in dubbio, però era giusto proprio un assaggio, non penso che le acquisterò più prossimamente. Sono bruschetta alla mediterranea con olio e origano, poi tu te le scaldi e ci metti sopra quello che vuoi. Poi passiamo ai prodotti di frutta e verdura.
Allora, questa è la bietola. Tanto li devo aprire perché poi li devo mettere via. Vediamo un po' com'è. So che magari per alcuni non è entusiasmante, ma io sono tipo la persona più felice del mondo. Guardate, queste le stavo aspettando un sacco. Sono le biete, le erbette, ma quelle colorate. Guardate che belle. Sono proprio belle. Belle, belle, belle. Belle colorate anche. Ottime. Vediamo, speriamo poi in un buon sapore. Mi sembra la testa di Marge, ma verde. Questa verdura qui. Aspetta, sparisco che lo metto via. Poi, vediamo qui cosa c'è. Sorpresa, non è scritto. Ah, mele. Meline piccine. Queste sono quelle che piacciono di più a Raffa. Quindi ho preso queste, speriamo siano buone perché io non le amo particolarmente, preferisco quelle un po' rugginose, non mollicce, cioè sode, ma gialle verdognole, ma con anche la parte un po' marroncina, come le chiamo rugginose, ma non so se si dice così. Poi, vediamo qua cosa c'è. Allora, se sono più elementi ve ne faccio vedere uno, non è che ve li tiro fuori tutti ovviamente. Limone. Io ho preso di mele 1 chilo, se non sbaglio, di limoni 1 chilo, le erbette 500 grammi. Poi, vediamo. Ah, l'arancia, questa ho preso, l'arancia per fare le spremute, per fare gli estratti e quant'altro. Queste non mi ricordo più se sono 1 chilo o 500 grammi. 1 chilo di arance. Mi hanno mandato anche questo, poi vediamo che cos'è, dopo lo guardiamo. Poi mazza, però queste cosa sono? Le zucchine, ma no, le zucchine non sotto, mannaggia. 1 chilo, ah no, carote, pardon, ho detto una boiata, carote 1 chilo. Ma che roba, queste qua sono contenti Raffa e Runa, perché Runa si sgranocchia un sacco le carote e Raffa è una sorta di coniglio, diventa matto per le carote. Io un po' meno, non è che mi facciano impazzire. Questi sono i porri. Allora, io odio con tutta me stessa la cipolla negli alimenti. Infatti, tantissimi dei preparati vegani e vegetariani io li devo scartare perché la cipolla è proprio una cosa che aborro, cioè mi fa proprio schifo, non la posso sopportare. Però a Natale mia suocera mi ha fatto una torta salata vegana con il porro. E allora, siccome mi è piaciuto, non mi è rimasto sullo stomaco, non mi ha dato fastidio la puzza e l'odore, li ho presi anch'io. Tra l'altro, non so se vi ricordate, per chi ama i manga e gli anime, girava tempo fa un video di una tizia disegnata tipo anime, appunto, giapponese, che faceva girare il porro, mazza che puzza però, che c'ha, non lo faccio girare troppo, che faceva girare il porro e intanto cantava una roba tipo rumena o slava, adesso non lo so, non voglio offendere nessuno, quindi non mi ricordo, ma era una canzoncina carinissima, se la trovo mi metto un pezzettino del... video, perché io diventavo matta, penso di aver stravisto quel video, lui mi faceva ridere perché mi, non so, mi faceva ridere, ma perché mi piaceva, non che da prendere in giro ovviamente. Quindi porro 1 chilo, che puzza adesso, vabbè. Poi mandarino bio 1 chilo. Vediamo come sono. Giganti, ma che belli. Belli. Hanno anche un buon profumo, anche se sanno un po' di porro, perché ho le mani che funzionano di porro adesso. Poi, finocchi. Anche di finocchi ne ho presi 1 chilo. Penso che il pacco più grosso... Ah no, qua... Aspettate. Ah, le erbette, è vero, ho preso anche le erbette, queste sono 500 grammi di erbette così, ma che belle. Beh, belle, qualità assolutamente top, poi speriamo anche nel, come si chiama, nel gusto. E poi le patate, 1 chilo, patate a pasta gialla.
Sì, allora sono un po' pochine un chilo, di patate la prossima volta ne devo prendere di più, perché un chilo effettivamente sono un po' poche. Perciò la prossima volta magari poi le patate noi le consumiamo veramente tantissimo, quindi magari la prossima volta di patate ne prendo di più. E l'ordine è finito. Allora, tutto quello che avete visto, io l'ho pagato 39 euro con uno sconto di 10 euro. Quindi le ho pagate 29 euro. È veramente tanto se pensate che solo di un paio di prodotti sono 500 grammi, il resto è tutto un chilo. E in più ho preso anche degli alimenti confezionati. Quindi devo dire che il prezzo è ottimo. Se poi magari prendete in più quantità e dividete tra parenti, tra amici, è veramente una cifra che ne vale assolutamente la pena. Poi mi hanno messo dentro questo che... niente, spiega un attimino come producono la stagionalità, i valori, chi sono. I produttori, che cosa trovate? Pasta, pane, riso, salumi, dolci, dispensa, vino, bevanda, cura della persona, casa e animali, perché c'è anche le cose per pulire casa o per gli animali. E quindi insomma è veramente un ottimo acquisto. La carta prodotta da materiale riciclato, quindi vabbè, io per ora a livello di quello che sto vedendo sono molto soddisfatta. Ovviamente oggi cucinerò la maggior parte delle cose perché avendo preso in grande numero prima le cucini e meno si rovinano. E l'unica cosa che non ho preso le zucchine, può essere che non ci fossero. Vabbè, controllerò. E nulla. Tra l'altro loro mi hanno lasciato un codice sconto da poter utilizzare se si fa un acquisto, mi pare, sui 69 euro sul sito. E ovviamente avendo dentro tutte queste cose non è così difficile raggiungere la cifra. Poi nel caso ve lo lascio nella descrizione. Io per ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata e buon Epifania, perché tra poco sarà l'Epifania. Un bacio e ciao a tutti!